Ciao bimbi, oggi vi racconto una storia, ma fate molta attenzione al suo finale, perché dopo averla raccontata ho una proposta da farvi. Una bimba di nome Aurora passeggia in un prato accanto alla sua casa, quando ad un tratto vede un gatto molto molto triste, anzi proprio disperato. Aurora si avvicina e prova ad accarezzarlo, pensando che forse si sente solo e desidera un po' di compagnia. Ma il gatto continua a piangere. Come fanno i gatti a piangere? Allora Aurora si chiede perché il gatto è così triste e le viene un'idea. Forse avrà fame. Corre in casa, prende una piccola ciotola e pensa. Cosa mangerà un gatto? Forse un po' di latte. E ritornando dal gattino, prova a versargliene un po' nella ciotola. Ecco che improvvisamente il gatto si alza e incomincia a mangiare, mangiare, mangiare. Sembra non fermarsi più. Era proprio affamato. Ma quando la pancia è piena, sorride ad Aurora e muove la sua coda come se volesse ringraziarla. Anche Aurora sorride al gatto. E il gatto se ne va soddisfatto. Bene, la storia è finita e come promesso vi chiedo di lavorare un po'. Innanzitutto potete fare qualche bel disegno di ciò che vi è piaciuto di più dal racconto, ma vorrei che provaste a pensare a un finale diverso. Nella mia storia il gatto se ne va felice e contento, ma potrebbe anche decidere di non andarsene e... Continuate voi. Ed inventate quello che potrebbe decidere di fare il gatto e poi lo disegnate. A proposito, non abbiamo dato un nome al gatto. Chissà come potremmo chiamarlo. Ognuno può chiamarlo come preferisce. Ciao bimbi e buon lavoro!